Terra magnetica e schermo della Terra. Cos'è il campo magnetico della Terra? Il polo nord è sopra la Terra, il sud è in basso, ovviamente. Eccetto che la Terra è una specie di palla che non ha un sopra ed un sotto. La Terra non è esattamente una sfera e gira nello spazio su un asse immaginario di rotazione. Uno degli assi che passa dalla Terra è esattamente qui nell'Oceano Artico, dove i russi hanno piantato la loro bandiera sul fondo del mare nel 2007, che si chiama Polo Nord. Perlomeno è il Polo Nord geografico, perché ci sono diverse definizioni di cosa è l'anno e quindi ci sono diversi poli nord. Ad esempio, le bussole non indicano il polo geografico o di rotazione del polo nord, ma il polo nord magnetico, che casualmente è l'opposto del polo sud magnetico, visto che gli opposti si attraggono. Il polo nord magnetico in realtà è il polo sud, ed il sud in realtà è il polo nord. È un campo elettromagnetico vorticoso di convenzione di correnti all'esterno del cuore fuso di ferro della Terra. Queste correnti sono fortemente influenzate dalla rotazione della Terra, pertanto il campo magnetico che si genera è grossomodo allineato con l'asse di rotazione della Terra, non preciso e non immutabile. 100 anni fa il polo nord magnetico si trovava a nord del Canada, a 2000 km a sud del polo nord geografico, e da allora si sta muovendo costantemente verso nord-ovest. Si trova nel mezzo dell'Oceano Artico, a 450 km a sud del polo nord geografico, e si sposta avvicinandosi alla Russia di 55 km ogni anno. Inoltre, il polo sud magnetico non è esattamente nella parte opposta della Terra dal polo nord magnetico. Si muove in giro in una modalità indipendente e, dal momento, è più vicino all'equatore di 20 gradi rispetto al polo nord magnetico. Questa è la natura del campo magnetico generato dalla confusione del metallo fuso che si muove all'interno della Terra. Ma se invece immaginate che c'è una gigantesca barra magnetica all'interno della Terra, allora questa barra magnetica punterà verso il polo nord geomagnetico, che al momento si trova nell'isola di Ellesmere in Nunavut, in Canada. Questo polo, insieme al polo sud geomagnetico, che si trova esattamente nella parte opposta della Terra, rappresenta la tendenza generale del campo magnetico della Terra, specialmente se si estende nello spazio, che così non è utile per la navigazione con la bussola sulla superficie della Terra, ma influenza il percorso delle particelle di vento solare che causano l'aurora, le luci del nord. Bellissime. In breve, il polo nord dipende da quello che vi preme della Terra. Per la rotazione della Terra è il polo nord geografico. Le bussole indicano il polo nord magnetico, che in realtà è il polo sud magnetico, e le luci del nord, un potente anello attorno al polo nord geomagnetico, anche il polo sud. Tutti e tre i poli nord si muovono. Il polo nord magnetico e geomagnetico cambiano drasticamente ed anche il polo nord geografico si muove di 10 metri ogni anno perché la Terra oscilla sul suo asse a causa della differenza di pressione d'aria stagionale del globo, della calotta che si scioglie e così via. Assumiamo che i russi abbiano piantato la bandiera esattamente al polo nord geografico nell'agosto del 2007. Da allora nessuno è mai più stato al polo, che si è allontanato di 12 metri nel 2009 e poi si è avvicinato di 12 centimetri nel 2010. Adesso si trova distante di 3 metri e mezzo. Fondamentalmente la Terra sta facendo una lenta danza del polo nord da sempre attorno alla bandiera russa. Un polo magnetico della Terra è proprio qui, a 1800 miglia, quasi 2900 km dal vero polo sud. Ed un altro è qui a sinistra, il polo magnetico, e al centro il polo nord. Ecco perché la Terra ha lo schermo magnetico. La magnetosfera. La cintura Van Allen. La cintura di radiazioni. O qualsiasi nome scientifico vogliate darle. La domanda è: ma è vero? Che succede se la nostra Terra ha più di due poli magnetici? Non solo nell'Artico e nell'Antartico? Questa cintura sta sempre funzionando? O non c'è nulla della cintura Van Allen? Vediamo come è in realtà il vero campo magnetico della Terra. SWARM, la missione campo magnetico della ESA. Se
Terra ruota ed ha due poli, perché quest'area non si muove? Che nome scientifico ha quell'area? Questo vi è presentato dall'Agenzia Spaziale Europea e dalla NASA. Episodio 77, l'Hubble e il triangolo Bermuda dello spazio. Il triangolo Bermuda dello spazio? State scherzando! Sopra l'atmosfera terrestre, lungo il percorso dell'Hubble, c'è una regione misteriosa conosciuta come Anomalia dell'Atlantico del Sud. Il triangolo Bermuda dello spazio? State scherzando! Regione misteriosa, Anomalia dell'Atlantico del Sud! Questo significa inspiegabile. Voglio spiegarvelo con la mia teoria. È solo una teoria, ma può cambiare tutto quanto. Questa strana regione che chiamano Triangolo Bermuda dello spazio è un campo magnetico della Terra. Se osserviamo la mappa del campo magnetico, abbiamo 3 o 4 punti. Questo è un forte campo magnetico. Nella mappa dell'intensità del campo magnetico si vedono alcuni spot. Questo quarto spot è la stessa regione del numero 1, o forse ci sono in totale 4 spot. Lo spot di campo magnetico può causare problemi elettrici, spot di accecamento del GPS, errori di comunicazione, bussola che non funziona. Ed è già successo sull'Air France 447. Problemi elettrici sull'Air France 447 e le anomalie del Sud Atlantico. E non c'è solo questo, lo conferma anche la NASA. Lo spazio è un ambiente ostile. Il nostro pianeta è schermato dalle sue asprezze del cosmo, ma un telescopio come l'Hubble trascorre la sua vita all'esterno della protezione dell'atmosfera. Questo telescopio è stato progettato accuratamente per superare l'ostilità dello spazio, ma c'è una zona pericolosa dove le osservazioni diventano quasi impossibili. Quando i satelliti attraversano quest'area, vengono bombardati da intensi sciami di particelle cariche di elevata energia. Questo produce problemi tecnici nei dati astronomici. Malfunzionamento dell'elettronica a bordo, se non spegnimento imprevisto della navicella spaziale per settimane. Non i satelliti, ma gli aerei. Se la Terra ha un altro polo magnetico, la mappa rotonda della Terra non può spiegarlo. Ma se lo disegniamo sul modello della mappa piana? Spot magnetico. Non è
anomalia, è un campo magnetico. Se parliamo dell'anomalia della Terra, forse questa è la seconda parte, la reale anomalia del triangolo delle Bermuda e del triangolo di Formosa o il triangolo del dragone. Ma prima vediamo questo video. Le 10 misteriose sparizioni del triangolo delle Bermuda. Numero 10. Per la sparizione nel triangolo delle Bermuda dobbiamo tornare molto indietro. Un noto esempio è stata la scomparsa di Thomas Lynch Jr. e sua moglie mentre navigavano nelle Indie dell'Ovest nel 1779. 3 anni dopo gli Stati Uniti d'America sono diventati ufficialmente indipendenti. Lynch era il rappresentante della Carolina del Sud ed uno dei firmatari della Dichiarazione dell'Indipendenza. Questo incidente è stato il primo ad essere riportato sulle sparizioni in seguito conosciuto come il territorio del triangolo delle Bermuda. Numero 9. La sparizione della USS Cyclops nel triangolo delle Bermuda si pensa sia la perdita più grande del personale navale non relazionato alla guerra della storia militare. Stava trasportando 309 persone con un carico pesante. Il 4 marzo del 1918 il vascello, una grande nave che stava trasportando carburante per le truppe americane durante la Prima Guerra Mondiale, si è fermata nelle Barbados per caricare ulteriore materiale e ripartire nuovamente verso il suo viaggio di ritorno negli Stati Uniti, nel porto di Baltimora. Ma non è mai arrivata ed è stata allestita una missione nella speranza di trovarla. È svanita senza lasciare alcuna traccia. È stata perlustrata senza mai trovare un suo relitto da quando si è creduto che un sottomarino tedesco l'avesse colpita e sapendo che tutto quel carico avrebbe dovuto galleggiare e non è mai stato trovato nulla, è ancora più bizzarro. E quello che è ancora più strano è che 23 anni più tardi, durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1941, 2 sorelle della nave Cyclops sono sparite lungo la stessa rotta. Numero 8. Il numero 19 è stato quello dato alla missione che consisteva di 5 Avenger TBM bombardieri di Siluri spariti durante un volo di esercitazione nel triangolo delle Bermuda il 15 dicembre 1945. Tutti e 14 gli uomini a bordo dei 5 aerei sono spariti senza lasciare alcuna traccia. Il volo 19 è diventato uno degli incidenti più famosi del triangolo del Bermuda, quando il regista Steven Spielberg lo ha usato come foraggio per l'horror fantascientifico tipo Incontri ravvicinati del terzo tipo, dove le sparizioni misteriose sono state spiegate decenni più tardi come rapimenti alieni e nel film il pilota è stato portato su Marte, più tardi è tornato sulla Terra pacificamente portato dai loro alieni. Ovviamente questo film, per quanto possa sembrare interessante, non ha alcuna prova di ciò, ma quello che è vero è che durante le ricerche di 5 aerei, anche la nave volante Martin Mariner, con 13 persone a bordo, è sparita nel nulla. Numero 7. 2 anni dopo l'incidente numero 19, il 3 luglio 1947, un aereo C-54 decollò verso Bermuda volando diritto dentro un temporale. Il che è strano perché il Consiglio Investigativo della Florida, che è stato chiamato per spiegare il mistero, ha detto che l'aereo avrebbe dovuto evitare il temporale. La tempesta spiega il motivo per cui l'aereo si è disintegrato senza lasciare alcuna traccia, ma sembra ancora che l'aereo si sia diretto fin dall'inizio del volo cambiando rotta 2 volte per entrare nell'occhio del temporale. Con un pilota esperto a bordo, questo si considera un ulteriore fatto bizzarro. Aveva solo 6 persone a bordo, mentre normalmente trasportava 85 passeggeri. L'operatore radio di terra ha detto che ha sentito dei deboli SOS, che ha ignorato perché non poteva trattarsi di una chiamata reale di pericoli. Il secondo SOS era abbastanza chiaro, ma poi ci fu silenzio. L'aereo non è mai più stato visto o sentito. Numero 6. Questo aereo militare degli USA è uno dei modelli di successo per quel tempo. Il giorno che è sparito trasportava 42 persone, un gruppo di ufficiali della Navy ed alcuni familiari che volavano all'estero. Si trovava a sole 400 miglia dalla costa quando è semplicemente svanito senza alcuna spiegazione. Il pilota non ha nemmeno inviato una chiamata di SOS, ovviamente è stata avviata un'inchiesta dove sono state esaminate tutte le teorie possibili. Poteva essere l'aereo, il tempo, le capacità del pilota? Oltre al mistero è che l'aereo trasportava molte zattere di salvataggio che avrebbero dovuto galleggiare sull'acqua se l'aereo si fosse spezzato nello schianto. Inoltre sarebbe stato facile rintracciarle, ma non venne mai trovato nulla. Numero 5. Un paio di Jet Piper sono sparite nel triangolo delle Bermuda nel giro di 2 anni l'uno dall'altro. Il primo con 3 persone a bordo è svanito il 20 giugno del 2005 tra l'isola Treasure Cay nelle Bahamas e Fort Pierce nella Florida. In un incidente simile il secondo aereo sparì il 10 aprile 2007 vicino all'isola Berry. In quel caso il pilota era da solo senza alcun passeggero. Numero 4.
Ambedue questi aerei, lo Star Tiger e lo Star Ariel, di proprietà della British Airlines, sono spariti nel giro di un anno uno dall'altro in circostanze simili. Lo Star Tiger ha lasciato Santa Maria delle Azzorre il 30 gennaio 1948 con 29 persone a bordo in rotta verso le Bermuda. Lo Star Ariel ha preso il volo il 17 gennaio 1949 con 20 persone a bordo. Tutti e due gli aerei non hanno mai segnalato alcun pericolo e tutti e due sembrano svaniti nel nulla. Nel caso dello Star Tiger, l'operatore radio era in contatto con l'aereo e si aspettava che lo stesso atterrasse nelle Bermuda alle 5 del pomeriggio. Quando non lo videro, in orario, venne dichiarato lo stato d'emergenza ed una flotta di 26 aerei ha cercato per 5 giorni senza mai trovare niente. Nel 1998 un relitto della stessa compagnia è stato trovato sulle Ande. Quell'aereo era svanito l'anno prima della sparizione dello Star Tiger, ma non è mai stato trovato nulla degli altri due aerei Star. Questa compagnia aerea sembra avere uno strano record storico di sicuro. Numero 3. Di proprietà di un ricco uomo d'affari che gestisce un noto hotel sulla costa di Miami, in Florida, l'imbarcazione da crociera di lusso di 7 metri, il 9 dicembre, il proprietario invitò il padre per vedere le luci di Natale lungo la costa. Non andarono nemmeno ad un miglio dalla costa. Alle 9 del mattino, la guardia costiera ricevette una chiamata dal proprietario dove diceva che l'imbarcazione aveva colpito qualcosa. Non era un'emergenza, ma chiedeva di essere trainato. Inoltre aveva detto che aveva acceso un falò per indicare la sua posizione. La guardia costiera arrivò sul luogo 20 minuti più tardi, ma l'imbarcazione non risultava dal radar dell'aeroporto di Miami e non si scorse alcun falò. Fu condotta una ricerca ampia a 2000 km quadrati, ma non venne mai trovato nulla. E i due uomini a bordo sembra siano svaniti. In questo caso si può sospettare qualche gioco falso? Non credo che il proprietario della barca fosse tutto a posto. Numero 2. Il Marine Sulphur Queen, la petroliera T2 che trasportava zolfo, sulfur come indica il nome, sparì fra Beaumont nel Texas verso Norfolk in Virginia il 4 febbraio 1953. Sembra che la petroliera abbia inviato dei messaggi radio normali, ma si riporta che è sparita il 6 febbraio con le 39 persone dell'equipaggio di bordo. Nuovamente la OS Marine Sulphur Queen ha seguito le orme della sorella, la IS Sylvia, L.O.S.A., che scendeva verso le Bermuda nel 1976. In questo caso, almeno, sono stati ritrovati alcuni relitti ed una scialuppa di salvataggio. Numero 1. Al posto più in alto della nostra recente lista dell'esparizione del triangolo delle Bermuda, il trimotore della British Norma Island, decollato da Santiago per New York il 15 dicembre 2008 con 12 persone a bordo. Dopo soli 35 minuti dal decollo, l'aereo è sceso, sparendo dai radar. Fu lanciata una massiccia missione di ricerca e salvataggio dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti, ma l'aereo non è mai più stato visto. E che ne è del triangolo di Formosa o triangolo del dragone? Un'area che i navigatori giapponesi temono di attraversare. La chiamano Mano Uni, il mare del diavolo. Si trova davanti alla costa del Giappone, quasi esattamente opposto al triangolo delle Bermuda. Come il triangolo delle Bermuda, il triangolo del dragone non appare su nessuna delle mappe ufficiali del globo. Il triangolo del dragone è famoso per disturbi paranormali simili. Tutte e due le aree sono conosciute per estremi cambiamenti delle condizioni meteorologiche, nebbie inattese, onde di marea, maremoti, uragani, malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche, luci brillanti, vortici. Ambedue su linee agoniche, linee sullo zero del campo magnetico dove gli aghi delle bussole indicano sia il nord che il sud. Nel 1200 l'imperatore mongolo Kublai Khan fece due tentativi senza successo per conquistare il Giappone. Tutti e due i tentativi fallirono durante il viaggio attraverso queste acque ed oltre 40.000 uomini dell'equipaggio si persero solo nel primo tentativo nell'area di questo triangolo. Nel tardo 1940 un grande numero di imbarcazioni si sono perdute senza lasciare traccia nella regione, portando il governo giapponese a dichiarare l'area zona pericolosa.
Nel 1952 il vascello di ricerca Kaio Maru numero 5 è stato inviato dal governo giapponese. Un team di 100 scienziati per studiare il mare del diavolo per scoprire la vera fonte dei misteri è svanito senza lasciare traccia, con la perdita di tutti quanti il 24 settembre 1953. Il Giappone abbandonò gli studi. Amelia Mary Earhart è stata un pioniere dell'aviazione ed autrice americana. Earhart è stata la prima donna aviatrice solitaria che ha trasvolato l'Oceano Atlantico. Alcuni scrittori, compreso Charles Berlitz III, hanno collegato il Triangolo del Dragone con la sparizione di Amelia Earhart. Il Triangolo delle Bermuda o Formosa, il Triangolo del Dragone hanno similarità. Vediamo questa mappa. Il triangolo delle Bermuda è qui. Il triangolo di Formosa è qui. Ancora una volta, non è un'anomalia, ma un campo magnetico. Bermuda e Formosa, ambedue nel mezzo del campo magnetico della Terra. Ecco perché elettronica, comunicazione, sistema di navigazione, bussole ed un sacco di aerei e di navi si sono perse qui. Ed abbiamo una nuova immagine del polo magnetico della Terra. Con la mappa della Terra piana abbiamo risolto tre misteri inspiegabili: l'anomalia del Sud Atlantico, il Triangolo delle Bermuda, il Triangolo del Dragone. La Terra piatta fa il mondo migliore. Il fatto è che teoria della cintura Van Allen uguale inganno. Lo schermo della Terra non è una cintura, ma è la cupola. Grazie per aver guardato, mettete il mi piace, commentate e condividete e non dimenticate di iscrivervi per la prossima prova.